Puzzone, grazie. Mi pulisci le orecchie che non mi sono lavato oggi? Ma che schifo, sono già riprende. Buongiorno amici, benvenuti in questo nuovo video. Allora, sono le 11:30 e stiamo andando a casa di Rosy. Per chi non la conoscesse, vabbè, ma per forza la conoscerete, è una mia collega universitaria, almost my sister, insomma, potremmo dire, quasi mia sorella. Mi piacciono le stesse cose, lei è quella mia amica che probabilmente avrete visto su Instagram, che ha due husky e in più una delle sue husky ha fatto due cucciolate. E un sacco di persone mi hanno risposto quando ho postato i cuccioli di Cora, appunto, che fra l'altro adesso sono con le loro famiglie, quindi non li vedrete nel video di oggi. Però Rosy abita, diciamo, in campagna, cioè vicino a un bosco. Ha detto di andare da lei stamattina perché c'è una meravigliosissima giornata di sole dopo una settimana di pioggia. E quindi adesso con Atenina andiamo da lei. E Romolo, ovviamente. Andiamo da lei. Così stanno insieme Atena, Cora e Nala, le sue due husky, appunto. E non so, siamo a casa sua, comunque una grandissima campagna attorno, oppure andremo proprio nei boschi vicini. Ora vediamo, ci vediamo dopo. Atti, dove siamo? Oh, dove siamo? Piovuto? Ieri, sì. Questo è un olivo, diciamo, più grosso. Ah, te sei contenta? Mica che bello però! Ehi! Ne 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 ne. Ma la terra non puoi lasciare. No, di un anno che ci sono ancora. Ah, proprio non parla per i rinnovi finali, perché ci sono un mare in mano. Ah, te vieni? Ottimo! Mare in mano? Chi ha detto mare in mano? Io ne ho trovata una. Non lo so se mi dice a mano, però ne ho trovata una. Queste sono le mie preferite. Ah, queste forse sì. Queste sono le mie preferite in assoluto. A me ci sono così. Ah, anche queste sono le bianche. Signora, metti questi. Questo è bello. Dammi che lo apro. I prugnoli. Buongiorno amici, oggi ho i guanti perché stiamo piantando, anzi cambiando il vaso a delle piante che abbiamo comprato ieri, quindi in realtà abbiamo quasi finito, mi è venuto in mente di riprendere un po' troppo tardi, quindi vi faccio vedere come stiamo ultimando la pianta più grande, cioè la mostra deliciosa, che sono super contenta di aver trovato. Eccoci qua, che stai facendo? Sistemo la piantina, queste sono quelle pronte. Che abbiamo già invasato. Questa sì, l'abbiamo già invasata. Abbiamo preso il vasettino di terracotta anche per questa qui. Questo è un aloe variegata. Questa è un'altra pianta grassa che si adatta bene veramente alla siccità. Proprio, infatti c'è pochissima terra all'interno. Questo è un classico piccolo piccolo ficus. E lì abbiamo il pezzo forte che è la nostra monstera, che stava in quel vasetto piccolissimo, e quindi ovviamente abbiamo deciso di comprarne uno bello grande. Ci piaceva l'idea del vaso trasparente perché si vede un po' tutto, tanto sta all'interno, quindi non c'è il rischio che le radici prendano troppo sole. Lì c'è sempre la nostra aiutante che, devo dire, fa tutto il lavoro di fatica. Questo è il nostro giardino e stiamo smuovendo la terra in modo tale da prendere la parte con più humus. Come, buh? Sono delle componenti di vermiculite. Sì? Guarda qui. Sì, penso che qualcuno abbia svuotato il terreno di qualche pianta qua.
qua, nel nostro giardino. Non so come mai. Comunque è un terreno bello ricco, quindi poi c'è un sacco di vegetazione, quindi stiamo prendendo il terreno da qui. Sotto gli abbiamo messo sia i... come si chiamano? I trucioli? No. Sì. Sì, trucioli di corteccia che il buon Romolo ha decorticato da dei pali secchi con la sua gaccia. E, c'è anche un po' di argilla espansa, poi c'è il terriccio che c'era già nella monstera e il terreno che stiamo aggiungendo. Fra l'altro aveva radicato, vedete quante belle radici. Quindi insomma, al lavoro. Manca questa parte prima terminata. Non ti affogare. Vedi che carino. Sì, è bellissimo. Così le radichette sono libere di radicare. Sì. Quelle sono a posto, la bambina pure sembra. La possiamo portare dentro. Sì. Eccola qui. No, ho già preso tutto io. Ah, vabbè. Questo qui dentro, questo qui lo metto in occhio. Ok. Allora, abbiamo completato il trasporto di piante all'interno, però non siamo riusciti ad aprire benissimo le radici della monstera perché erano mega fitte e super compatte, quindi il mio competentissimo fidanzato biotecnologo mi ha dato un consiglio. Ok, cosa mi hai detto? Che secondo me dovresti mettere, nella prossima volta che metterai l'acqua nel terreno, dato che le radici sono tutte compatte al centro, di metterla solamente nella parte più esterna in modo tale che loro si cerchino di spostare verso l'acqua. È così? Che non si trova comodamente al centro. Esatto, e così perché si possono aprire. Non so se lo sapete, ma le piante, a differenza di quanto ci fanno credere alle elementari, alle medie, anche alle superiori, le piante si muovono. Non si muovono come un animale, ovviamente, ma grazie a degli ormoni, grazie a processi chimici, hanno una loro, tra virgolette, intelligenza, tra molte virgolette, che permette loro la sopravvivenza. Quindi se voi, per esempio, come diceva Romolo, che mi ha acceso una lampadina, mettete l'acqua soltanto ai bordi, le radici, spinte dalla necessità di assorbire l'acqua, si sposteranno verso i bordi perché le radici si muovono. Cioè, praticamente quando la pianta sviluppa le radici, perché non vanno verso su ma vanno verso giù? Proprio perché sente attraverso degli statori che indicano fondamentalmente l'equilibrio, cioè fanno capire alla pianta che la gravità va verso questa direzione piuttosto che in questa, e quindi grazie a questo sistema la pianta indirizza le radici verso il basso e il fusto verso l'alto. Quindi le piante, ripetiamolo ancora una volta, si muovono. Si muovono, si muovono. Affermativo. Ma si muovono. Affermativo. Affermativo. Ok. Ah, ma abbiamo chiuso terra fuori. No, ehi, adesso è arrivato. Ah, no. L'avevamo chiuso, ciao.